Tu sei contenta di essere al meeting? È un luogo particolarissimo, unico, dove c'è un dialogo che dipende tantissimo dalla libertà delle persone. Il primo anno sono venuto nell'81, quindi alla seconda edizione. E c'è la possibilità ogni giorno di scoprire qualcosa di nuovo, di tanti ambiti diversi, tutti insieme. E trovo degli incontri con personaggi eccezionali che mi danno sempre, che mi lasciano qualcosa anche per tutto l'anno. È il momento nel quale vediamo gli amici di cui non abbiamo occasione di vedere in altri momenti dell'anno. Con gli amici abbiamo deciso tutti insieme, siamo un gruppo di 12 amici, di venire al meeting a fare i volontari. Partecipiamo a tanti incontri, visitiamo le mostre e poi alla sera ci raccontiamo quello che abbiamo visto. È possibile respirare i temi che preoccupano la vita di ciascuno. E ognuno della nostra famiglia ha la possibilità di seguire il proprio desiderio, i propri interessi e la propria specificità. Possiamo vivere il meeting comunque, oltre che come volontari, assieme come gesti di partecipazione agli incontri, alle mostre. Ieri, tornando a casa, Irene ci ha detto: questo posto è sempre pieno di sorprese. Questo per noi è il regalo più bello che possiamo fare alle nostre bimbe portandole al meeting. Come portare la mia famiglia in una grande famiglia, fatta di incontri, di amicizia, di bellezza e da condividere. Quando io vedo le famiglie con i bambini piccoli, dicono: questi sono pazzi, avere i bambini, a portarli al meeting con tutte le fatiche che ci sono. Lo sguardo della gente che c'è qua, o lo sguardo che ci fa aprire sulla realtà, è una cosa che poi si riflette nella famiglia. Anche se sono molto piccole, questa è un'aria che loro respirano e iniziano a capire, per cui sono felice anche loro di essere qua. Mostrare a noi stessi e poi ovviamente anche ai nostri figli una modalità di stare al mondo diversa, che per me è un pezzo di paradiso. E poi mi riguardo ai miei anni precedenti, ho fatto anch'io, per cui insomma siamo un po' tutti matti, insomma.